Benvenuti sul mio canale, per chi non mi conosce sono Giuseppe di MacRaeFing e oggi vi porto all'esterno del mio laboratorio perché andremo a sostituire i dischi e le pastiglie anteriori della nostra Fiat Panda 1003 Multijet 95 cavalli. Come abbiamo fatto? Andiamolo a vedere insieme. Ovviamente i dischi prima di essere montati vanno preparati. Per preparare i dischi andiamo ad aprire il nostro scatolo. Li troviamo confezionati in una busta di plastica. Perché a sua volta all'interno sono ricoperti da una platina oleosa che serve per non farli arrugginire. Come andiamo a togliere questa plastica oleosa? Semplice. Io utilizzo un pulitore per freni che potrete trovare benissimo in qualsiasi negozio di ferramenta o di ricambi per auto. Andiamo a cospargere e a passare un panno. Perché è importante togliere dalla superficie questa parte oleosa? Perché una volta inserite le pastiglie tenderanno a far scivolare in frenata, surriscaldando il disco e andando a rovinare. Adesso i nostri dischi sono pronti per essere montati. Iniziamo subito con alzare il primo lato anteriore della macchina.
Fondamentale per concludere l'operazione è quella di accendere la macchina e andare ad agire sul pedale del freno fino a quando esso non diventa ben duro. Bene ragazzi, dopo aver visto quanto sia semplice poter sostituire dischi e pastiglie alle nostre auto, e ovviamente per ogni tipologia di macchina varierà qualcosina, ma non demordete. Come dico e dirò sempre, per dubbi, domande o perplessità non esitate a contattarmi. Se vi è piaciuto il video non dimenticate a lasciare il like e a seguire la pagina e noi ci vediamo nel prossimo video. Come possiamo verificare la nostra fasatura? Intanto bisogna posizionare la nostra linguetta, il nostro zero che si trova qua in alto.